Ma è sicuro come l'acqua bagnata che più un immobile rimane in vendita e minore è il prezzo di realizzo. Vale anche il discorso che tenere in vendita un immobile allo stesso prezzo per più di tot giorni, settimane, è una bestialata. Perché? Perché un immobile che è in vendita da un mese a 100.000 euro, 200, 300, quello che è, e non ha ricevuto nessuna telefonata, nessun interesse, l'unico modo, se abbiamo già sviluppato tutti gli altri plus, tutte le altre possibilità, è quello di diminuire di poco magari il prezzo. Se hai deciso di vendere, sei motivato a vendere, fai un piano per cui nel tempo, senza avere un riscontro, dovrai abbassare il prezzo. Quindi, in maniera molto banale e molto semplice, se il tuo immobile è in vendita da 3 mesi allo stesso prezzo e tu stesso o l'agenzia che ce l'ha in mano non ti ha proposto di abbassare il prezzo, primo, cambia agenzia. Se non ce l'hai ancora, affidati ad un mediatore serio. Perché purtroppo, se hai fatto un ottimo, anzi, un marketing superlativo, hai pensato a tutto quanto, l'hai presentato bene, tante belle cose, ma non ti ha chiamato nessuno o non hai interessati di sorta, nemmeno colleghi, vuol dire che il prezzo è troppo alto. È sbagliato. Magari sei uscito al prezzo di stima o al prezzo che la valutazione ti ha portato ad indicare in vendita, ma vuol dire che è troppo alta, vuol dire o che hai sbagliato la valutazione o che purtroppo nella tua zona ci sono altri immobili a cifre più basse, magari più bello del tuo, magari come il tuo, e allora la gente sceglierà l'altro. Tenere in vendita un immobile allo stesso identico prezzo per più settimane è deleterio. Il prezzo si abbassa o si cambiano le condizioni di vendita. Solitamente questo avviene aggiungendo l'arredamento della cucina, l'arredamento del soggiorno, eccetera, eccetera, oppure nel 99% dei casi diminuendo il prezzo di vendita. Più un immobile rimane in vendita, minore sarà il prezzo di realizzo. È la terza regola immobiliare secondo il NIC, secondo Nicola Arrigoni. Per il resto, buona giornata a tutti.